Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io kaiju. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, kaiju. Guardo colori, insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Sono io! Kaiuba a sciare. È una splendida giornata invernale e Kaiu sta andando a sciare con tutta la sua famiglia. Non c'è una nuvola in cielo. Beh, magari una nuvoletta o due. Oh. Sei pronto per la prima volta sugli sci? Kaiu ha un po' paura perché non ha mai sciato in vita sua. Sì! Vieni, noi due andremo a bere una bella cioccolata calda. Kaiu, noi intanto ci prepariamo. Ma perché devo mettermi anche questo casco? Per proteggere la testa, proprio come quando vai in bicicletta. Oh, questi scarponi sono troppo pesanti, mamma! Non preoccuparti, non dovrai camminarci molto, si usano solo con gli sci. E come? In questo modo, guarda, c'è Sara! Appena vede sciare Sara, a Kaiu viene una gran voglia di provarci. Sara, aspettami, vengo con te! Anche Rossi sci! No, ma puoi vedere tutto lo stesso, rimanendo qui al calduccio, bevendo una squisita cioccolata con il tuo papà. No, io non voglio andare lassù, ho paura! Kaiu non vuole salire con lo ski lift. Ha troppa paura di cadere. Ma se vogliamo scendere dalla collina, dobbiamo prima salire. Prendiamo lo ski lift insieme. Visto, Kaiu, non è così terribile. Mamma, qui siamo molto in alto. Ma è vero, per questo ho portato la corda. Voglio imparare a sciare come Sara! Prima ti insegnerò lo spazzaneve. Devi disegnare una fetta di pizza con gli sci. È giusto? Sì, bravo! Tieni sempre le code degli sci aperte, mi raccomando. Andiamo! Non preoccuparti, non fa niente se sei caduto. Tutti cadiamo quando cominciamo a sciare. Riprovaci su, coraggio! Devi imparare a mettere gli sci come faccio io. Vuole far vedere a Sara che lui sa cavarsela benissimo da solo. Uffa, adesso basta, non voglio più sciare. Complimenti, sei riuscito a fare quasi tutta la pista. Kaiu è molto fiero di sé. Ha fatto molti capitomboli, ma si è sempre rialzato e ha ricominciato. Fa davvero un gran freddo, ho voglia di una bella cioccolata calda. Sì, anch'io la voglio! Anche a Rosy piacerebbe sciare, ma è ancora piccola. Oh, magari potessimo fare questa discesa insieme tutti e quattro. Se vuoi la facciamo subito, mamma. Anche in treno si vola! Kaiu è eccitatissimo. È la prima volta nella sua vita che fa un lungo viaggio in treno. Quanto ci vuole perché arrivi il treno, mamma? Treno! Ormai manca pochissimo, tesoro. Pesano una tonnellata. Stiamo fuori soltanto 2 settimane, ma abbiamo bagagli per un'estate intera. Papà, papà, ho sentito la campanella. Sta arrivando il treno. Kaiu non sta più nella pelle. Ma ora che il treno si sta avvicinando, comincia ad essere un po' spaventato. Mamma! Che cos'è?
Cosa c'è, tesoro? Hai paura? Oh, il treno è grandissimo e il suo rumore lo spaventa. Io non voglio salire sul treno. Non c'è alcun motivo di avere paura. Andiamo, su, tutti in carrozza. Chiedo scusa, voi viaggiate su questo treno? Sì, sarebbe la nostra intenzione, signore. Allora credo sarà meglio dare una mano al tuo papà. Ha un bel po' di bagagli. Ecco fatto. Dovete andare molto lontano? Noi resteremo su questo treno 2 giorni interi. 2 giorni? Mi dici il tuo nome? Mi chiamo Caillou. Allora, Caillou, mai dormito su un treno prima d'ora? No. Sono sicuro che ti piacerà. Vedrai, il treno ti farà addormentare. Solo che io qui non vedo i letti. È questo il segreto del treno. I letti appariranno magicamente quando sarà buio. Di la parola dormire 3 volte, poi batti le mani e ti assicuro che i letti appariranno. Sul serio? Ma certo. Prima però controlliamo i vostri biglietti. Grazie. Il treno sta per lasciare la stazione. Ci vediamo più tardi, Caillou. Huh? Papà! Oh, papà, guarda, la stazione si sta muovendo. No, è il treno che si muove, piccolo, anche se sembra che sia la stazione a farlo. Che ne dici di andare in esplorazione mentre Rosie fa il suo sonnellino? Caillou è molto eccitato all'idea di esplorare il treno. Non è per niente facile camminare nei corridoi del treno, vero? Per Caillou quella passeggiata è come un giro sulle giostre del Luna Park. Papà, mi dici dov'è il bagno? Non lo so, ma non dovrebbe essere lontano. Potremmo cercarlo subito, per favore. Caillou non aveva mai visto un bagno così piccolo. Non sa bene come utilizzarlo. Tutto a posto lì dentro? Non riesco a capire bene come funziona, papà. Dunque, lì, proprio alle tue spalle, premi quel pulsante per lo scarico dell'acqua e ricorda di lavarti le mani, d'accordo? È buffo trovarsi in un bagno piccolo come questo. Ciao! Oh, buonasera, bambino. Come ti chiami? Io sono Caillou. Dimmi, ti piace la mia cucina? Sai, anche noi a casa abbiamo una cucina, ma la nostra è molto più grande di questa. È probabile che lo sia. Ma la tua cucina fa lunghi viaggi in paesi lontani? No, infatti la nostra non viaggia. Puoi indicarci il ristorante, per favore? Sul treno c'è anche il ristorante? Ciao, Caillou. Ma è un gelato enorme. Allora, l'hai fatto il supergiro del treno? Vediamo, il bagno, la cucina e adesso il ristorante. Beh, se non è un supergiro ci manca poco. Però non siete ancora saliti in quella che io chiamo cupola. È la parte migliore, secondo me. È difficile immaginare una cosa migliore del suo gelato con triplo cioccolato. Sai dirmi che cos'è la cupola? La cupola è semplicemente il posto più magico del treno. Sali solamente qualche gradino e improvvisamente ti ritrovi dentro la cabina di un aeroplano. Sul treno c'è anche un aeroplano? Allora la prossima tappa è la cupola. No, cosa fai? Non mangiare così di corso il tuo gelato. Se ti prende il mal di pancia non potrai più volare insieme al treno, capisci? Saliamo. Caillou non riesce ancora a capire quello che gli ha detto Stanley. Come si fa a volare viaggiando su un treno, papà? Stanley ha usato questo paragone perché questo treno viaggia molto velocemente come se fosse un aereo. Vieni, ti faccio vedere. Ah, guarda, non è fantastico? Ora capisci perché Stanley diceva che è come stare su un aeroplano? Vroom, 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 vroom. Caillou si sente come un pilota su un aereo. Gli piace molto vedere le nuvole che fuggono via. Coraggio, Caillou, è ora di dormire. Ma io non ho voglia di andare a dormire. È troppo bello viaggiare su quel treno. Caillou non ne vuole sapere di andare a letto. Sì, avanti!
cristalli! La mamma dice che è ora di andare a dormire, ma io ancora non vedo il letto! Davvero? È una cosa un po' strana. Per caso fuori è già notte? E tu hai lavato bene i denti? Allora è arrivato il momento di dire la parola magica. Ricordi che cosa devi fare, Caillou? Dire la parola dormire 3 volte e poi battere le mani. Dormire! Dormire! No, Rosy, aspetta, non sono ancora pronto! Adesso però tu e Rosy dovete tenere gli occhi ben chiusi, d'accordo? Siete pronti? Non sbirciare. Bene, Caillou. Ora ripeti lentamente la parola magica 3 volte. Dormire, dormire, dormire. Molto bene, piccolini. Adesso aprite gli occhi. Buonanotte e sogni d'oro. Buonanotte anche a te, Stanley. Caillou si addormenta, cullato dal rumore del treno che corre nella notte. Una barca molto speciale. È il giorno ideale per una passeggiata al parco. Barca! È anche il giorno ideale per le barche a vela. Tesoro, non correre! Ciao, questa è la mia barca a vela, bella, non è vero? Caillou non vorrebbe restituirla. Ne vorrebbe una grande per farla veleggiare sul lago. Mamma, io voglio una barca come quella di quel bambino. Hai già tante bellissime barche a casa, andiamo. Ecco, sei pronto a prendere il mare, capitano. Cosa c'è che non va, Caillou? Le barchette di plastica sono per bambini piccoli. Io invece ne voglio una grande come quella del lago. Dai, sali. Possiamo andare giù al lago a guardare le barche, mamma? Stiamo andando in un posto ancora più bello. Tu e Rosy passerete tutta la giornata insieme ai nonni. E il nonno dove è andato? Sono qui. Cerco di fare un po' di spazio per il mio tavolo da lavoro. Non è che vuoi offrirmi il tuo aiuto? Cos'è? È la piscina di quando tuo padre era piccolo. Con qualche lavoretto di restauro sarebbe perfetta anche per te, Rosy. E qui dentro che cosa c'è? Oh, ogni genere di cianfrusaglie. Magari anche ossa di dinosauro, chissà. Scommettiamo che questa canna da pesca funziona? Una barca a vela! Oh, la mia vecchia barchetta. Il tuo papà mi aiutò a costruirla quando era poco più grande di te. È proprio come la barca che ho visto oggi al lago. Nonno, mettiamola in acqua. È inutilizzata da anni ormai. Non so se è in grado di navigare. Nonno, per favore, mettiamola in acqua. Mi piacerebbe tantissimo. In fondo l'ho costruita con le mie mani. Hai ragione tu, proviamoci. Visto, sta navigando. No, no. È normale. Tutte le barche più famose hanno fatto naufragio, ma con un buon lavoretto di manutenzione, vedrai, tornerà meglio che nuova. Caillou e il nonno passano l'intero pomeriggio lavorando alla loro barca. Dipingi una C, l'iniziale di Caillou. Ora è perfetta. Andiamo subito al lago, nonno. Dobbiamo aspettare che la pittura si asciughi prima di mettere la barca in acqua. A Caillou sembra di aspettare da un'eternità. Si sarà asciugata adesso? Sì, credo che la tua barchetta sia pronta ormai. Evviva! Oh, vorrà dire che ci faremo un laghetto tutto per noi. Andiamo? Caillou alla fattoria. Cos'altro serve, mamma? Stamattina Caillou aiuta la mamma a preparare la sua colazione preferita, frittelle. Devi aggiungere un uovo. Va bene, lo vado a prendere subito. Mm-hmm.
vedo da nessuna parte! Oh oh, a quanto pare sono finite e non si possono fare le frittelle senza uova. È una vera sfortuna. Caillou aspetta da molto che la mamma gli faccia le frittelle. Allora non possiamo più fare le frittelle! Niente frittelle! Dai, andiamo a comprare delle uova, sì, papà! Mi sembra un'ottima idea. Faremo presto e torneremo con tantissime uova. Ragazzi, nel frattempo, visto che ne serve solo uno, possiamo domandarlo al signor Incol. Vuoi provare a chiederglielo tu? Oh, ciao, Caillou! Non avrebbe un uovo in più da darmi? Ma sicuro! Ecco, tieni un bell'uovo fresco. Caillou non ha mai visto un uovo di quel colore. Sei mai stato in una fattoria, Caillou? E ti piacerebbe andarci? Sì, certo! In fondo sembra che questo sia un giorno fortunato. Non solo ci saranno le frittelle, ma forse anche una bella gita in una fattoria. È davvero gentile a portarlo alla fattoria di sua sorella, signor Incol. Oh, nessun problema. Mia sorella ha sempre bisogno di un po' d'aiuto in campagna. Sbrigati a finire le tue frittelle. È ora di andare. Finito tutto! Allora, sei pronto a fare il contadino per un giorno? Sai, è qui che vivevo quando ero bambino. Caillou fa fatica ad immaginare il signor Incol da bambino. Ciao, sorellina! Bentornato, Polly. Chi è questo simpatico bambino? Lui è Caillou, il mio vicino di casa. È venuto a darti una mano. Farai il contadino per un giorno. Bene, piacere di conoscerti, contadino Caillou. Sono Nancy, la sorella maggiore del signor Incol. Guarda che hai fatto. Mi hai ricoperto di farina i vestiti. Oh, scusami tanto, Polly, ma sto facendo una torta. Dai, vieni a farne una anche tu. Va bene così? Sì, ma devi mettere più farina nell'impasto e meno sulla tua faccia. Cos'altro c'è da fare? Ci servono le mele per il ripieno. Vado io a prenderle. Dove posso trovarle? Ti faccio vedere io dove. Vieni con me. Caillou è convinto che se salterà un po' più in alto, riuscirà a prendere la mela. Hai solo bisogno di un aiuto. È difficile scegliere le mele più belle. Ce ne sono così tante in quell'albero. Che ne pensi di questa qui? Con l'aiuto del signor Incol, Caillou trova la mela che ci vuole per la sua torta. Va bene così? Sì, bravo! Caillou non vede l'ora di assaggiare la sua torta. Quando sarà possibile mangiarla? Oh, ci vorrà ancora un po' di tempo. Perché non vai a dare da mangiare alle galline mentre si cuoce? Scommetto che non hai mai dato da mangiare ai polli in vita tua. No, ai polli no, però do spesso da mangiare al mio gatto Gilbert. Allora sei una persona adatta a questo lavoro. Caillou non è affatto entusiasta di tutte quelle galline che lo inseguono. Gli fanno paura. Credo che Gilbert non sia fastidioso come tutte queste galline affamate. Basta che tu dica co-co. Co-co! Fermati! Non uscire dal pollaio! Ora invece è Caillou ad inseguire le galline. Ecco, l'ho trovato! Caillou non crede ai suoi occhi. Quell'uovo gli sembra una magia. Quest'uovo com'è arrivato qui? L'ha fatto questa gallina. Sei stata molto brava, gallinella. Sai che da bambino questo era il mio posto preferito? Perché? Perché c'era l'altalena. C'è ancora, vedi? Più in alto!
così infuriato fa davvero paura. Gilbert non ha mai soffiato così. Sta tranquillo. Probabilmente lei ha molta più paura di quanta ne hai tu. Oh, guardi! Visto, come ti dicevo, la gatta stava solo proteggendo i suoi piccoli. Se restiamo fermi e in silenzio, possiamo guardarla. È la prima volta che Caillou vede gattini così piccoli. Potrebbe restare ad osservarli per sempre. Polly! Caillou! Su, andiamo. Quei gattini gli piacciono troppo. Non ha nessuna voglia di andarsene. Posso tenere con me questo gattino, signor Inkle? Lui ha ancora bisogno della sua mamma, è troppo piccolo. E poi hai il tuo Gilbert che ti aspetta. Andiamo, sento profumo di torta. Per Caillou, quella è la miglior torta di mele che abbia mai mangiato. E l'ha fatta con le sue mani. Eccovi a casa. Allora com'è andata? Caillou ci ha aiutati moltissimo. Ha dato da mangiare ai polli, ha raccolto le mele e in più ha fatto una torta tutto da solo. E poi ho anche tenuto in braccio un gattino appena nato. Meraviglioso, uova fresche dalla campagna. No, mamma, che dici? Sono uova fresche dalle galline.